Allora, ALUP-M Alejo con custodia. Con scritto Leho, quindi questa sarebbe una specie di sottomarca della Leho. Allora, ovviamente corde Aquila, non faccio commenti. Nilegat, super Nilegat. Allora, brevemente, questa è una forma pineapple con la buca a forma di conchiglia, anche la marca col pezzetto di carta col nome della marca è del modello dentro è uguale. È in laminato di mogano, sapele, open pore, quindi pori aperti. Ha questo in Nubon e questo in plastica, quindi questo è leggermente migliore. Qui ha un sistema con due buchi, però potete usare semplicemente un buco. Meccaniche aperte. Io ho messo questo per tenerlo, non ce l'ha ovviamente. Questo l'ho messo io. Lo strumento è leggermente più risonante, avendo più un corpo più grande, per questo l'ho preso. Non è che ho bisogno di un altro soprano, però ho sempre sognato, insomma, di avere, sempre desiderato più o meno di avere un pineapple. E questo non è, allora io sono riuscito ad averlo a 70 euro, per me vale 60, ve lo dico subito, lo vendevo a 79. Comunque, l'unica cosa positiva che ha una questo leggermente, non tanto imbottito, col nome Leo qui, con una tasca e anche può essere usato come zainetto. Allora, i segnatasti non sono, sono colorati, non sono intarsiati, ha i segnatasti anche di lato, fino al 12. Fino al dodicesimo tasto. Pensavo fosse una cosa negativa, ma ho visto anche gli altri ukulele della stessa fascia di prezzo, anche uno, sono quasi tutti stonati al dodicesimo tasto, oltre al 12. Questo è dal decimo, gli altri sicuramente anche dal decimo. Quindi perché mettere anche altri tasti se poi sono stonati? O lo costruisci bene, come il mio Highlander, Highlander, che è la sottomarca della Canilea, sottomarca per modo di dire. Sono strumenti molto buoni, tutti in laminato, quello che io, alcuni no, però questo strumento è il bracing, cioè l'incatenatura, qui no, addirittura non c'è, è un'incatenatura leggera. Poi guardando di lato, sono tre strati, cioè sono strato superiore abbastanza spesso, uno molto fino in mezzo e un altro, quindi come laminato non è male, ragazzi, perché c'è laminato e laminato. E le meccaniche, solo suonando spesso si può vedere bene se funzionano o non funzionano. Comunque, per adesso lo strumento è leggermente, la balletta leggermente sfumata, proprio un accenno di sfumatura anche qui dietro. Ripeto, lo strumento, la tastiera è molto pallida, molto pallida. Non so che legno sia, sicuramente non è palissandro. Ora vedremo se riuscirò a scurirla con qualche olio o qualche cosa. I tasti sono normali. She lives in Baku.
Hello, Brinette Brown here. Comunque, se volete sentire di più, c'è un altro video in cui parlo inglese, lo suono molto di più, e poi lo suonerò in altri video. Quindi, Pineapple ha una risonanza, infatti, forse questo metterò il sol. Rimetterò quando cambierò le corde, qui metterò il sol basso e l'altro tornerò a metterci il sol acuto, perché questo forse il sol basso lo regge meglio, proprio come grandezza dello strumento. Cos'altro dire di questo strumento? Ah sì, è abbastanza a C questo, non è a D, quindi non va abbastanza piatto il dito qui, non c'è una superficie abbastanza piatta, è tutto abbastanza arrotondato. Basta, Aleo, poi decidete voi. Vedete, non avendo provato tutti gli altri strumenti, io posso dirvi come è fatto questo qui. È difficile consigliare o sconsigliare perché dovrei avere accesso a altri Pineapple e fare una ricerca su qualità prezzo e averli provati personalmente, perché ovviamente il suono per me non è male. Ha un suono un po' diverso dagli altri ukulele soprani, è più pieno, quindi se voi volete un soprano ma volete un po' più di pienezza di suono, senza andare a suonare il contralto o tenore, o il concert, dico contralto, ma insomma il concert. Questo non so quanto durerà, questa scritta qui. Alejo. Basta. Questa è la tracolla che ho messo, molto particolare. Heavy metal. Questa è una delle poche tracolle legato proprio completamente. Non ha i moschettoni. Posso pure mettere così per farlo un po' più. Addirittura così. Per tenerlo molto, molto più in alto. Però così è troppo in alto. Così una via di mezzo e così è più in basso. Lo so che non è tradizionale, ma non me ne frega un cazzo. Io quando suono, poi magari molte volte sono in fato dolce, smetto di suonare e ce l'ho qui, è molto comodo, molto molto comodo. Ecco, questo è per appenderlo. Ok. Questa non è una recensione, è un fornire informazioni, perché non vi sto dicendo è buono o non buono, ok? Il suono lo sentite? Ripeto, fino al decimo tasto è intonato, dopo di meno, ma questo è molto comune fra i soprani, non ci trovo niente di male. Dovete spendere molti più soldi per avere un soprano molto intonato. Nella maggior parte dei casi non si arriva qui, ripeto, qui mancano i tasti. Ecco, però io dico una cosa, ci ho ripensato, se tu mi devi mettere i tasti e non sono intonati, che cacchio me li metti a fare? Oltretutto è uno strumento che pochi tasti qua. Ha tutta tutto il corpo dello strumento, la tavola armonica per risuonare, quindi risuona di più. Quindi, quindi questo è lo strumento. Vedete, gli altri stanno lì a cazzeggiare nei gruppi dell'Ulele. Io credo di essere proprio su un altro pianeta. Arrivederci.